Signorina Marisa Borroni di Milano. E il signor Antonio Cifarillo di Napoli. Un momento. Scusate. Prego. È stato ritrovato il braccialetto. Mi pare che non lo trovava lui il braccialetto. Lo vuoi dare a me? Grazie. Ho l'impressione di partire molto svantaggiata, non solo per la differenza di statura, la lunghezza delle gambe, ma già dal primo istante abbiamo avuto il segno premonitore. Ma no? La signorina Borroni però c'ha il vantaggio della sedia leggermente più avanti. Sì, ma ho l'impressione che questa sera non giocherò, dovrò faticare molto. Noi siamo lieti che la signorina Borroni sia venuta da Milano. La prima annunciatrice della TV di Milano è venuta qui e questo per noi è un augurio. La faremo vincere. Non comincia a mettere i piedi avanti, non lo sai. Vabbè. Allora avete capito benissimo di che si tratta, no? Sì, perfettamente. Allora vogliamo andare alle sedie? Coraggio, su. No, la prima. Coraggio, su, coraggio, pronti per il primo motivo della seconda eliminatoria? Pronti? Ci siamo? Via col primo motivo. Sei stato fortunato, eh? Napoli. Allora, tu che mi hai imparato a fare? Tu che mi hai imparato a fare? Napoletano, bravo, grazie. Forza, coraggio, correre alle poltrone. Correre alla poltrone per guadagnare il secondo motivo. Via! È primavera, svegliatevi, bambini. Ha suonato prima Cifariello? Bravo. Mattinate fiorentine. Mattinata fiorentina. Ce la diamo buona. 2-0. Napoli batte Milano 2-0 per ora. Coraggio signorina Borroni. Coraggio. Pronti per il terzo? Via. Ha suonato prima la signorina Borroni. Ma lei non deve suonare tutte e due, deve suonare una sola. Allora, conosci questo motivo? Sì, conosco un cowboy. Conosce un cowboy, bravissima. Complimenti. I metodi dei milanesi. Lo so, beata lei che ne conosce uno solo. Si accomodi, coraggio. Per il quarto motivo ci siamo. Se, vi ripeto anche a voi, se non la sapete, venite qua che cercherò di farvelo indovinare con un indovinello. Pronti? Via! Non lo sa. Non la so. Allora, forza, conosce questo motivo? Io dico Campagnola Bella. No. Che peccato, non è Campagnola Bella. Se sia bella Campagnoli, già da tutti si favella. No? Ma io domando una cosa sola. Campagnoli e Reginella? Reginella Campagnola, bravo, ha vinto. Coraggio, siete 2-2, coraggio, via. Correre, siete 2-2. Pronti per il quinto? Ci siamo? Pronti? Perché mi guardi pallida con quella smorfia strana? Credi che voglia ucciderti e vendicarti qui? Qua, tutte e due qua. Ma lei è scorretta. Proprio gli ha fatto una cianchetta. Allora, siccome lei è stata scorretta, lo facciamo dire a Cifariello. Cosa? Il titolo. Lo so. E allora che correva a fare? Marisa, coraggio. Mi ha fatto prendere la paura. Dunque, addio mia bella signora. Non è. Addio signora. Addio signora. 3-2. Ha vinto Marisa Borroni, ha vinto Marisa Borroni. 3-2. 3-2. Ha fatto un po' il gioco pesante. No, ma io lo sapevo che i milanesi ci hanno la ripresa, Stanno lì a guardare, poi vum, tranquilli. Sì. Signorina Borroni, noi la ringraziamo per ora, però si vada a preparare perché deve disputare la finale contro quel mostro della canzone insospettato che è Nino Besozzi. Grazie. Io rimango. No, è più brava, tanto non le sapevi, Antonio, Pensandoci un po'. Senti, ma è vero che parti, che te ne vai? Dopodomani. Dove vai? Beh, prima in India, prima tappa India, poi... India. Sta' attenta ai serpenti. Già ho capito dove vuole andare a finire. Dove vuoi andare a finire? In riva. Ai serpenti assonali. Ma tu sei sposato, no? Non devo avere questa paura. Sono sposato. Sei sposato, no. Vabbè, anche quello che è stato morsicato prima era sposato più volte, no?
Va bene, ma con te non c'è questa paura. Sappiamo che sei fedelissimo e sei un bravo ragazzo, vero? Anche quello di prima. Vai a fare il... Dai, vuoi fare il documentarista, vai a fare il documentarista, è vero? È una tua passione formidabile quella del documentarista. La verità è che non mi piace il freddo, quindi colgo l'occasione per andare a fare i documentari. Va bene, potresti cogliere l'occasione, andare a girare dei film da quelle parti. No. Tu dici film e non adesso me li fanno fare, i documentari sì, da quelle parti. Eh? Ma ti piace di più fare il cinematografo o i documentari? Visto il piede che sta prendendo un po' la televisione, sì, è meglio avere un piede nel cinema, sì, e l'altro nei documentari. Qui, nei documentari. Ma non è che tu fai il cinema per guadagnare dei soldi per levarti la soddisfazione di fare i documentari, no? Ti pagano no. Anche i documentari? La televisione è un po' così, sì, vogliamo cominciare subito. Su, Cifarie, tanti auguri, grazie, veramente tanti auguri e buon lavoro. Tra tre mesi. Tra tre mesi.